Te lo ricordi Hashim Mastour? Il talento italo-marocchino che sembrava dovesse diventare un fenomeno, eppure non ha mai esordito nemmeno in Serie A. Era un bambino prodigio e le migliori squadre d'Europa lo andavano ad osservare, ma il Milan lo strappò alla concorrenza. Il suo nome è sulla bocca di tutti. Viene ingaggiato come testimonial da Nike e Red Bull, che organizza la gara di freestyle con Neymar. Tutto questo rumore nuoce al ragazzo. Da lì iniziano i prestiti in giro per l'Europa, ma Hakim non è mai pronto. Gioca pochissimo e si ritrova un anno fermo senza squadra. Adesso gioca in prima divisione marocchina, dove però fa ancora fatica a scendere in campo all'alba dei suoi 26 anni. Le doti le aveva, ma il suo problema è stato soprattutto mentale. Ci ha messo anche del suo. In allenamento faceva giocate del tutto fine a se stesse. In quel gruppo c'erano gente che entrava duro anche mentre si faceva torello. Logico che i grandi non l'avevano preso in simpatia. Per loro era il fenomeno un po' montato.